Questo è il quartier generale, la tua nuova casa e il luogo dove passerai tempo tra una battaglia e l'altra. Quando non sei sul campo, qui puoi progredire nella tua carriera. Equipaggiati, addestrati e socializza un po'. Siamo ben forniti, ma hai molto da imparare. Tutti gli uomini e le donne su questa spiaggia sanno che abbiamo fatto solo un primo passo contro i tedeschi. Contiamo su di te per sfondare fino alla linea del Reno. Forza, soldato. Troviamo una divisione per te. Prima di poter andare al fronte, devi scegliere una divisione, soldato. Per capire quella che fa per te, guarda questi filmati sulle divisioni. Me and my guitar. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Tukens. Finalmente amici, anche io sono sbarcato su Call of Duty World War 2. Sono tipo credo che sono tipo le 4 del pomeriggio, l'ho comprato questa mattina che è 3 novembre, ovviamente questo video lo vedrete il 4. Quindi l'ho comprato alle 10, sono riuscito a scaricarlo dopo 6 ore. Quindi ciò vi fa presupporre la mia buonissima connessione. Quindi amici, avete visto il filmato e adesso mi trovo qui a scegliere una mia bella, la divisione. Da come potete vedere sono 5 divisioni, per non saper né leggere né scrivere scegliamo la prima. Questo amici sarà la mia prima partita in pubblica che andrò ad affrontare su questo nuovo gioco. Vediamo un secondo. Divisioni, vabbè, fa niente. Serie di punti ovviamente come anche il Call of Duty quello vecchio, quindi Infinite Warfare. Quindi tutte le cose, qua vediamo, questo è tipo un tutorial amici. Quindi qua possiamo vedere, la bella lobby, ok. Allora, vediamo un secondo qui, quindi ho scelto la divisione fanteria. Quindi abbiamo l'M, quello lì, 1941. E ovviamente gli accessori amici che dobbiamo sbloccare. Vi ricordo appunto che per sbloccare gli accessori, anche per come è stato anche Infinite Warfare, dobbiamo sbloccare, diciamo, dobbiamo far salire l'arma di livello. Per far salire l'arma di livello ovviamente dobbiamo fare sempre l'uccisione, dobbiamo fare all'arma un tot di punti che appunto quindi le permettono di salire di livello. Quindi amici, andiamo qua in guerra con l'M1941 e la P08 che è la pistoletta. Quindi vabbè, selezioniamo fanteria, ok. Questi amici sono tipo le squadre missioni che c'erano su Infinite Warfare. Quindi vediamo un secondo, granata, ok, quella normale. Ok, quindi facciamo trova partita pubblica. Oppure no, vediamo un secondo. Ok, trova partita pubblica, un deathmatch a squadre. Quindi amici, come sempre, vi taglio questo pezzo e ci vediamo all'interno del match. Allora amici, eccoci qua all'interno di questa mappa. Della mia prima mappa di Call of Duty World War 2. E che dire amici? Innanzitutto iniziamo col dire la differenza che tra questo Call of Duty nuovo e quello Infinite Warfare, quello vecchio. Ovviamente amici non ci sono i doppi salti. Per molta gente questa è una cosa, una buona cosa, mentre per molti, molti no, perché ovviamente chi ha comprato lo SCAF, diciamo, si trova un pochino svantaggiato su questo COD. Mentre per molti alla fine il vedere appunto, ripeto, un Call of Duty senza doppi salti forse facilita un pochino il player. Qua amici, mamma mia, che smirata. Allora, è la mia prima uccisione su Dragon02, bella Dragon, ti ringrazio. Ok, saltiamo le sole di morte. Io amici spero di non fare tanto negativo, perché ovviamente passare da un COD dove sei abituato, dove sono abituato a saltare, a fare doppi salti per evitare appunto i nemici e le kill da parte dei nemici, ad un COD dove diciamo se salti qua è grasso che cola, è un pochino difficilotto. Quindi vediamo un attimo qua se carichi, forse ok, ha caricato. Amici, poi mi vedete tipo con una super luce qua, perché come vi ho detto sono tipo le 4 del pomeriggio e ovviamente essendo inverno, no, mi ha cecchinato male. Ed essendo inverno quindi amici si fa buio, volevo fare il mio primo video con una webcam, quindi un pochino
Un pochino cioè, mi vedete un pochino troppo luminoso, non vi preoccupate, non sto morendo, non sto andando, oddio, quello sta là sopra, non sto andando in paradiso qua, amici. Vediamo se lo prendo, no, smiro proprio tantissimo, smirato. Allora, vediamo se si tira, no. Le granate, ok. Quindi i tasti, vabbè, io amici ho messo, ho settato l'impostazione stick and move, ossia inseguimento e movimento, che sono quelle appunto le stesse che utilizzavo per Infinite Warfare. Qua c'è un tizio che parla, vediamo un secondo, aspettate, se si può mutare. Aspettate, ok. Ah, ok, una cosa buona, amici, è che se prendete quadrato mutate tutti. Allora qua abbassiamoci un attimo, un tizio stava per qui qua, ok. Quindi quarta kill, amici, sto andando meglio del previsto. No, infatti, ecco fatto, sono morto. Qua, amici, oddio, sto andando meglio del previsto, ovviamente pensavo fosse una cosa un pochino più difficile questo gioco, ma più che altro perché... come ben sapete, ieri gli youtuber più famosi, amici, hanno fatto delle live su appunto Call of Duty World War 2. Io le ho seguite e vedevo che tipo la gente schiattava con due colpi. Quindi mi sono detto, visto che io stando, diciamo, non sono fortissimo, già con tre colpi su Infinite Warfare schiatti, qua con due, come sarà la cosa? Allora, quel tizio sarà là sopra. Però una cosa che ho notato è che questa mitraglietta tipo smira tantissimo. Quindi dovrei un secondo, diciamo, capire come non smirare. Ovviamente mi vengono incontro gli accessori che io attualmente non ho. Quindi vediamo un secondo. Allora, te muovi e quando mai? Proprio quando mai? Allora, vediamo un secondo la rigenerazione della salute com'è. Mi sembra alla fine forse un pochino più veloce di Infinite Warfare. Un pelino più veloce. Comunque, alla prima kit, amici, la grafica è bella. Cioè, quasi mi ero... Dai, ok, ho ucciso. La grafica, amici, devo dire che... pure, diciamo, da come ho visto ieri, per quanto riguarda, ripeto, le live, mi è piaciuta la grafica proprio tanto tanto. Cioè, vedete, le cose qua sono molto definite, le case, appunto, anche il panorama è molto definito, quindi... la grafica è buona. Vediamo un secondo poi il gameplay, ovviamente, qua saltiamo. Perché ovviamente, amici, questa essendo la mia prima partita, non... forse sì, è un pochino... Ecco, vedi, qua sono morto subito. È giocabile, alla fine, mi sembra questa, almeno questa mappa, è abbastanza ampia, abbastanza spaziosa. Quindi ci si può muovere anche abbastanza... Oddio, qua, non lì, dovrò pushottare. Si può muovere, diciamo, anche, diciamo, in tutte le direzioni. Quindi alla fine, ecco da dietro. Quindi rischiare appunto di beccare la gente che vi killa da dietro. Come voi potete killare la gente da dietro. Allora, stiamo 47 a 45, stiamo vincendo. Ma mi sa che il... mamma mia quanto smiro. Ok, vedete, una cosa buona, come ho detto anche, diciamo, tra virgolette, negativa, è che con due colpi, due o tre colpi ben assestati, riuscite a buttarlo giù l'avversario. Vediamo un attimo qua con la granata. Niente, mi stanno da solo forse. Qua le scivolate forse sono una cosa buona. Amici, in questo Call of Duty le scivolate forse sono... Dai, bella. Un'altra cosa, amici, forse che è fondamentale, secondo me, è come per gli altri COD, l'UAV. Qua vedete, quando la gente spara, compare tipo il puntino rosso. Ok, fatto. Qua, accucciamoci un attimo. No, ho cambiato l'arma, la Glizzard Gun. Vediamo un secondo, amici. Come ho detto, amici, questa essendo la mia prima partita, mi do anche un secondo ambientare con... Le cose, aiuto, sono morto. Con proprio le armi e tutto. La differenza tra un'arma e l'altra. No, da dietro. Una cosa forse, amici, che è un pochino scomoda è che se corri o stai un attimo in movimento, una cosa che ho notato è che non ricarica l'arma. Forse questa... O è un perk che verrà un accessorio che si può sbloccare in un secondo momento. Io, amici, non lo so, ripeto, questa è la mia prima partita. Quindi non so. Qua carichiamo un attimo. Ho guadagnato un trofeo. Buono, amici. Questo altro tizio sta qua sotto. No, mi sta sparando. Questo è scarso perché mi sta sparando da due passi. Via, scivoliamo. No, mi si è accucciato. Ok, vai giù anche te. Vai, carica. Dai, no, potevo fare tipo la doppia, una cosa del genere, amici. Vabbè, non fa niente. Forse devo abbassare un attimo la sensibilità dei tasti, non lo so. Dopo vedrò. Stiamo vincendo comunque, amici. 69 a 61, cosa bu buonissima. Spero di... Vediamo se questo è morto. Sì, mi sa che è morto. Allora, prendiamoli un secondo, vediamo qua da dietro. Stanno sicuramente dalla parte di destra. Sì,
73. Vai, ok, ucciso. Ucciso, ucciso. E qua ho smirato e via. No, niente. Amici, dai, sono soddisfatto di questa prima partita. Abbiamo vinto. Vediamo quanto ho fatto. Ho fatto 13-11, amici. Sono andato in positivo, dai. Ripeto, come tradizio ho pensato di fare tipo... Non negativo, perché alla fine comunque, bene o male, riesco a gestirmi ormai Call of Duty. Però non pensavo di andare in positivo. Forse ecco, ho un pari, un negativo di 2-3 kill. Pensavo di farlo per quanto riguarda la mia prima partita. Però, amici, così non è stato. Quindi, amici, qua un secondo, ritorniamo un attimo alla lobby. Allora, vabbè, vedete, abbiamo vinto 75 a 65. Io, amici, sto tipo morendo, sto tipo la tosse. Quindi, amici, questa è stata la mia prima partita. Io spero che vi sia piaciuta. Ovviamente ho fatto 13-11, comunque un buon risultato. Sono andato in positivo. Poi fatemi sapere come è andata la vostra prima partita, amici. Fatemi sapere il vostro primo score. Sono curioso di sapere quello che avete fatto voi. Ovviamente, secondo me, avete fatto forse un pochino meglio di me, non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate di Call of Duty, appunto, World War 2, di questo primo gioco, no? Ripeto, secondo me è un buon gioco, sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista della giocabilità. Forse si subiscono le kill, forse un po' troppo, ecco, velocemente uno killa e viene killato. Forse quella è una cosa che si dovrà forse un pochino riequilibrare, però per il momento, amici, è così. Qua ritorniamo nella lobby. Quindi, amici, io spero, come ho detto, che questo video vi sia piaciuto. Commentatemi, lasciate un commento facendomi sapere cosa ne pensate appunto di questo gioco, come è andata la vostra prima partita, il vostro primo score, dai, sono curioso. E inoltre, amici, vi invito ad iscrivervi sia al mio canale appunto YouTube sia alla mia pagina Facebook, per quanto riguarda appunto il canale YouTube, per non perdere tutti i video appunto che quotidianamente porterò sul mio canale. Questo gioco, amici, da quello che ho potuto vedere dalla live appunto, come detto in precedenza, diciamo, questo gioco ti propone tantissime cose, nel senso si possono fare tantissime cose, cioè tipo la modalità guerra, tipo la modalità di difendere tipo un carro armato, mi sembra di aver visto. Comunque ti dà tanto spazio alla fantasia appunto di noi creatori di video. Come detto, amici, voglio portare questo World War 2 appunto in collaborazione, voglio fare delle cose in collaborazione con Sangunor, che è un altro, diciamo, youtuber come me. Vi lascio il link del suo canale in descrizione, passate anche sul suo canale e iscrivetevi. Quindi, amici, ecco, come sempre, non dilunghiamoci ulteriormente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella!